Buongiorno, proseguiamo con la terza parte del workshop di estetica e composizione fotografica parlando di margini. I margini non sono solamente il bordo esterno del foglio su cui la fotografia è stata stampata, sono qualcosa di percepibile fisicamente, quasi fossero le pareti di una stanza. E così come una stanza vuota appare più piccola rispetto a quando è riempita con il mobilio, quasi che le pareti dessero importanza al contenuto e viceversa, anche la presenza dei margini e il fatto che l'occhio e il cervello dell'osservatore li percepisca danno o possono dare maggiore importanza al contenuto stesso della fotografia. L'occhio si comporta un po' come un animale in gabbia all'interno di questa stanza, andando a percorrere la fotografia, rimbalzando quasi, un po' tutto attorno, rimbalzando quasi sulle pareti che sono i margini. Nella fotografia, la fotografia di architettura è un buon modo per far vedere quanto possano essere importanti i margini, perché si vede bene qui come se si riesce a far coincidere una delle linee presenti nella fotografia, nei soggetti della fotografia, in questo caso il lato di uno di questi grattacieli, con uno dei margini o più di uno dei margini, ponendolo molto vicino al margine stesso e parallelamente al margine stesso. Ecco che il modo in cui la fotografia viene riempita dà risalto al soggetto e dà maggiore importanza alla fotografia stessa. Ci sono delle tecniche, diciamo così, la vignettatura, la sfocatura, che servono per dare maggiore importanza ai margini. La vignettatura in realtà nasce come un problema delle ottiche, specialmente delle ottiche di scarso pregio, diciamo da poco prezzo, che vedono decadere agli estremi, cioè sostanzialmente in questo punto, vicino agli angoli del rettangolo del sensore, vedono decadere la luce. Perché il circolo della luce che proviene dal foro dell'obiettivo e che cade sul sensore è tangente, diciamo, sostanzialmente alla forma del sensore stesso, e quindi è maggiore la luce nel centro e lentamente decade all'esterno. Dicevo, la vignettatura nasce come un problema, ma in realtà i programmi di post-produzione consentono non solo di correggerla illuminando queste parti, ma in alcuni casi di accentuarla. Questo, per esempio, in questo modo, per esempio. Ecco, qui non è che sia cambiata la luminosità sul viso della persona, semplicemente è diminuita la luminosità periferica. Dante, questa cosa serve o è riuscita a dare decisamente maggiore importanza alla fotografia, al volto, cioè alla fotografia, a parte della fotografia, quella parte che noi riteniamo interessante. La sfocatura è un altro modo di diciamo ingigantire l'effetto dei margini, perché è incredibile come l'occhio umano non riesca a prescindere dal posarsi sul punto fuoco. E questo è un argomento di cui parleremo anche più avanti. Ma vi faccio vedere come, se sfoco tutto tranne una parte, ecco che l'occhio non può prescindere dal cadere lì. E ovviamente non sto dicendo con questo che per dare importanza a un punto della fotografia occorre sfocare tutto il resto, oppure metterlo al centro
e oscurare, vignettando tutta la periferia dell'immagine. Anzi, sto utilizzando vignettatura e sfocatura in questo momento per far capire quanto l'occhio percepisce la presenza delle immagini della fotografia. Adesso parliamo di crop, ossia di ritaglio. È un argomento su cui vale la pena spendere qualche minuto perché, diciamo, il crop è diventato, uno strumento a disposizione anche delle, fotocamere che ci portiamo dietro con noi ogni minuto della nostra giornata, ossia delle fotocamere che abbiamo sui cellulari. E quindi si scatta una foto, si sceglie un taglio che ci piace e poi dopo eventualmente si condivide questa fotografia. La possibilità di ricomporre, portando gli oggetti, diciamo, nella giusta posizione, a fronte di un taglio, è qualche cosa, una possibilità che sembrerebbe indurci a fotografare con degli obiettivi il più grandangolari possibili in modo da non farci sfuggire nulla della scena. E poi dopo, eventualmente in post-produzione, decidere qual è la parte importante e prendere questa con un taglio, prendere questa e far vedere solamente questa. Ecco, è chiaro che questo è un atteggiamento che può andare bene, per esempio, non so, per un reporter di guerra per il quale è decisamente più importante riprendere l'azione che sta accadendo e probabilmente diventa anche molto pericoloso avere una seconda chance, più che preoccuparsi diciamo, di problemi di tipo compositivo, geometrico. Però non è certamente una tecnica questa che allena il fotografo e il suo occhio, naturalmente, rimandare tutto quanto alla fase di post-produzione. Inoltre, non tutte le fotocamere sono talmente qualitative da consentire un crop, perché poi se si va a prendere una porzione piuttosto limitata dell'immagine, è chiaro che può darsi che questa risulti molto piccola, per esempio, per essere stampata. Alla fine andiamo, una volta mandata in stampa, ci troviamo che per conservarne la qualità, la massima dimensione che possiamo dare a questa immagine è un francobollo. Quindi, poter ritagliare una fotografia induce a rimandare alla post-produzione alcune scelte compositive. Per esempio, da una foto di questo tipo, che è compositivamente sbagliata, puoi vedere un perché. È chiaro che questo sarebbe stato lo scatto da fare, ma questo scatto da fare in realtà non è stato fatto, è un crop della foto precedente. Quindi questa è una procedura, come dicevo, non molto allenante, ma è certamente comoda e adatta ad alcune situazioni in cui la scena scorre via molto velocemente ed è più importante riprendere ciò che accade piuttosto che riprenderlo bene. Quindi, dicevo, la foto richiede un'altra definizione iniziale, ma la cosa di cui mi preme parlare in questa puntata, più che altro, è che bisogna stare molto attenti al crop perché la nuova foto può evocare sensazioni molto diverse dall'originale. E vediamo un esempio. Questa è una foto, sì, è molto post-prodotta, ma non è importante in questo contesto, e che ho scattato in Islanda. Chiaramente nel momento in cui l'ho scattata non mi accorgevo che mi stava entrando sulla sinistra una persona che è venuta tagliata a metà, eccola qua. Quindi ho questo elemento di disturbo che mi interessa eliminare e quale miglior modo di farlo? Di effettuare un crop, cosa che ho fatto così. Quindi, diciamo che questa è la mia foto originale, quella che presento. È una foto che è ben bilanciata, non
negli elementi, nelle geometrie. Vediamo cosa sarebbe successo se avessi fatto crop diversi, o vediamo come potrei croppare in maniera diversa per ottenere scopi e risultati diversi. Ecco, vediamo questo tipo di crop verticale che io ho descritto con questa nota testuale: una coppia sale un terreno polveroso in una giornata che va peggiorando. Vediamo se tagliassi in questo modo, creando quindi una sorta di zoom. In questo caso, nonostante la post-produzione sia abbastanza spinta e i colori si siano un po' smorzati, comincia a percepirsi meglio che questa è una lava, quindi probabilmente questo è un vulcano. Quindi la lava si percepisce, la descrizione di questa foto potrebbe essere piccoli uomini al cospetto col vulcano. Bella giornata. Vediamo quest'altro taglio. Quale potrebbe essere la descrizione? Gruppo di trekkers sale una pietraia in una giornata di nubi minacciose e nebbia. Ecco quindi che penso risulta molto chiaro come il crop è uno strumento estremamente potente nelle nostre mani e che va usato con parsimonia, va usato diciamo più che con parsimonia, con cognizione di causa, perché croppare per eliminare un difetto iniziale potrebbe stravolgere completamente l'aspetto emotivo della fotografia. Per questa puntata è tutto, ci vediamo alla puntata numero 4.